in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì 20 luglio, ragazzi, qua i giorni vanno avanti e passa l'estate, abbiamo tanti però appuntamenti da passare insieme. E do il benvenuto a chi si è collegato, chi si sta collegando sulla pagina Anima Radio TV e tutte le pagine partner, ovviamente anche sulla frequenza di Radio Nova 94.3. Non sono da solo come ogni lunedì, quest'oggi di verde ramarro vestita, la nostra Cocò, buongiorno! ramarra oggi! Come mai questo verde acceso? Ma il verde mi piace, dai! Cioè, verde speranza, sì, cara Cocò, sì, no? Sì, è positivo, mi bene, piace. Bene, bene, siamo qua insieme, hola! Come state, amici? Come è andato il weekend, tutto cara? Bene, tutto a posto? Molto bello, tranquillo, sì. Salutiamo ancora gli amici che erano con noi venerdì alla Tenuta Santa Teresa, certo. Poi tu sabato non c'eri e siamo andati in onda, ho fatto vedere qualche ho ripresa. Sbirciato, hai sbirciato, cioè. Sì, che bello, una bellissima serata fantastico, con la grandissima fantastico. Roberta Cappelletti, veramente, come ho anche scritto su Facebook, una grande donna, una grande artista, ma soprattutto tutta la sua umiltà, esperienza, oltre che l'esperienza, la sua professionalità, empatia che ha con la gente, però veramente alla mano, una persona proprio che insomma, ti fa stare bene. Una persona di denoartri, come si dice. Sì, ti fa stare bene, dice. Ha raccontato le sue barzellette. Abbiamo una piccola defezione, questa mattina era previsto verso mezzogiorno il collegamento con Roma, con la capitale, con l'amico Andrea Lorusso, sì. Purtroppo ha avuto un contrattempo, lo faremo nei prossimi giorni, ma rimanete sempre incollati lì perché alle 11.40 arriva la nostra Lily Gruber dell'Appennino Reggiano, la nostra Ornella Coli che ci racconterà un po' di notizie dell'Appennino Reggiano. Va bene, ascolta, sta impazzando, no? In tutte le salse, praticamente, sì. Questa canzone, Gerusalemme. Sì, e il nostro amico Mimmo Mirabella ha fatto la versione dance con la fisarmonica. Non ci posso credere. L'altro giorno ho mandato in onda una bella versione con il sax tenore, molto bella, ma ascoltate questa qua con questo bellissimo videoclip. Dai, a frappè. Dai. We'll be right back.
E voilà! Mi fai impazzire, sembra un folletto dei boschi. Fantastico, tutto fantastico. Mimmo Mirabelli. Questa ovviamente è una versione dance, non potremmo utilizzarla come ballo di gruppo perché sennò... quel ballo lì è già abbastanza incasinato, esatto, di suo. No, se poi dopo... è già veloce, ma già così è ancora più veloce. No? Non, state tranquilli amici che venerdì sera vi siete divertiti con questo ballo, tra l'altro... Abbiamo caricato sulla pagina dell'orchestra un pezzettino dove c'è la nostra Cinzia con tutto il gruppo che sono diventati veramente bravi, sì. Anche la Cinzia è diventata proprio bella. Dai, mi raccomando, adesso quando ne salterà fuori uno nuovo vi manderò un altro videoclip, così venerdì faremo questo. Così vediamo tutti i miglioramenti. Esatto, a proposito di venerdì, sì. Perché io sabato ho fatto vedere appunto il videoclip estratto da Facebook da Roberta Cappelletti, però magari non tutti erano collegati. Se lo sono perso. Ecco, sono... Prima salutiamo qualche amico, Nicola. Cioè, pensavo ti stessi specchiando. No. Allora, vabbè, dimmi. La nostra amica Ivana Gorini, un bacio che ci sta guardando. La vedremo poi sabato, no? Poi abbiamo il nostro amico Orso Grigio Perla. Ciao Ronny, lo chiamerò anche lui Ronny. Ci guarda sempre, Enzo Froli, anche lui ci guarda sempre. Che dire, che bello avere la gente che continua sempre a guardarci. A collegarsi. Ma la nostra grande Yolanda, dove la No, vogliamo? È già presente. È collegata. No, dovete sapere una cosa, la Yolanda è la mamma del nostro Maio. Sì. Allora, siccome lei ci guardava l'ora dopo sul 78, non si perdeva questa situazione perché non era collegata su Facebook. Allora, grande Maio, ha fatto il profilo alla mamma Yolanda. Fantastico. E così ci guarda anche qui. Ciao adesso Yolanda. Sei fra noi, Yolanda. Un bacione, un bacio, Yolanda. Sei dolcissima. E poi abbiamo Patrizia Stupazzini che sta guardando, Liliana Ciao, Riccoli, mia amica. Liliana Riccoli, un bacione. Massimo Rastelli che dice ciao Nico. Dal Rasto con la faccina, lo chiamavamo così, era un mio compagno di classe, tra l'altro sono venuto a sapere che è cugino di Enrica dell'agenzia Viaggi Porto Franco. Sì. Allora poi Barbara Bortesi, Guido Vecchi, un bacio a tutti, hai rimanete finito? Lì hai finito? Ma è bello, posso no? andare quando avanti. Sono in tanti collegati. ti vedo un po' in difficoltà questa mattina, no. Con questo verde ramaro, no, se non c'è Renato Tabarroni va c'è il caso che arrivi dopo, guardiamo. Intanto arriva Roberta Cappelletti, ecco qua la bottega, dai, due minutini da gustarci. Bella. Insieme. Vai, Burdel! Burdel! Scusami un attimo, Monica, ma voglio salutare, cambio anche la telecamera, perché c'è collegato l'amico, nonché cavaliere, Giuseppe Maffei da Albero Bello, e volevo fargli vedere qui davanti. Guarda, caro Giuseppe, ho qui il tuo trullo,
che avevo preso nel tuo negozio per, e l'avevo detto anche che l'avrei portato nel mio studio televisivo. Non se ne separa mai, sono testimone che vuoi che glielo tocca. I miei souvenir dei... Il suo trullo. Adesso cosa prenderò? Qualcosa. Sabato andremo a Gatteomare. Se c'è un pupazzino di Teo, il gatto di Gatteo... Cos'è la mascotte? È la mascotte, sì. E in Sicilia prenderemo un carrettino siciliano, qualcosa del genere, dai. Ragazzi, allora avete visto le immagini di venerdì alla tenuta Santa Teresa, antica tenuta Santa Teresa. Questo venerdì si ritorna, Si ritorna e più con che mai. Appuntamento. Guarda, ragazzi, non perdetevelo perché veramente vale la pena. Assolutamente, ecco qua in solo impressione. Ah, la slide! Vuoi leggere tu, cara? Sì. Vai, antica tenuta Santa Teresa. Antica tenuta Santa Teresa, venerdì 24 luglio ci vedrà protagonisti Nicola Marchese e Monica con degli ospiti fantastici. Avremo niente po' di meno che Franco Bagutti con i suoi cantanti Simone, Serena e Martina. Wow! Da non perdere, quindi. Io ne approfitto e vi do il menù, perché stavolta insomma, un po' più grande. È un po' più grande. Timballo di carnaroli, estratto di rape rosse, cuore di formaggio e pancetta croccante. Salumi della tradizione parmigiana con torta fritta, bavarese al cioccolato bianco e passion fruit, acqua, vino e caffè, compreso lo spettacolo, 30 euro. Per okay? Infe prenotazioni vi ricordo il numero cellulare 348-249-1140 o il fisso 0521-462578. Vi ricordiamo, antica tenuta Santa Teresa, via Beneceto. Strada Beneceto 26. Esatto. E poi, ma si sta veramente bene. Salutiamo tutta la famiglia Ferrari, sì, anche sì, lo sì, chef Paolo Dall'Asta. Sì. Un saluto particolare al senior. Al senior Benito. Benito con sua moglie. Un che è venuto bacione, a trovarci. Dai, sì, dai. È venuto a trovarci e io li abbraccio forte forte. Un grosso bacione, grazie. Ma sai chi mi viene a trovare domani, cara Cocò? Sì, chi ti viene? C'è proprio lui, Franco Bagutti. Eh sì, Franco Bagutti verrà, qua. Viene al tuo posto. Oh, che bello. Al tuo posto. Beh, sicuramente lui sarebbe stato più contento avere me al suo posto, cioè avere lui al mio posto e tu lì. Ah sì, hai fatto un po' di confusione, ma abbiamo capito. È lo stesso, dai, però avrebbe gradito la tua presenza, ma domani non si riesce, non si riesce. Pazienza. Glielo dirò. Sì, adesso saluta velutà. Dopo ti faccio una foto, così vestita di verde ramarro, e dopo gliela farò vedere. A parte che poi ti vedrà Non vedo l'ora, sera. Non l'ho mai visto. Dal dai, tempo. Andiamo con questo brano, che cosa ho scelto? Esattamente, il nostro cuore non ha età. Eccolo ecco, qua che vedi? Arriva. Tutto per voi, Franco Bagutti e i suoi cantanti. Bello. Sai, un giorno per noi speciale, al nostro amore io e te dobbiamo brindare. Mi sembra ieri tu timida, io emozionato, che brivido mi dà. Tutta la vita io tu e l'amore abbiamo promesso e restiamo ancora noi. Innamorati più di allora, tu mi sai dare la felicità. Il nostro cuore non ha età, è sempre giovane sarà. Trascorre il tempo per
vita, il vero amore che guarisce ogni ferita. Ma tu sei mia e non ti lascio andare mai, da qui all'eternità. Perché ogni giorno che passa io e te abbiamo voglia di stare sempre insieme, na na na. Abbiamo dentro quel tocco di follia, di fantasia, di complicità. Il nostro cuore non ha età, per sempre giovane sarà. In viaggio con Nima, in collaborazione con l'agenzia Viaggi Porto Franco, ti porta in Sicilia, a Marsala, presso il Delfino Beach Hotel 4 Stelle, dal 29 settembre al 6 ottobre 2020. 800 euro a persona, tutto compreso. Divertimento assicurato con le serate in musica di Nicola Marchese. Per info e prenotazioni, contatta Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza al numero 0522 90 20 54 oppure 0522 90 20 19. Mi, non avete ancora prenotato! Easy Rider, a Parma dal 1997, personalizza abbigliamento da lavoro, tempo libero e sportivo. Offre ai clienti articoli alla moda e senza tempo. Realizza la grafica per aziende e società sportive. Disponibilità, attenzione all'esigenza del cliente, cura nei dettagli sono gli elementi che da sempre li caratterizzano. Che tu sia in cerca di scarpe da lavoro o camicie, di t-shirt o di capi sportivi, Easy Rider ricami e stampe a quel che fa per te. Easy Rider, strada Beneceto 25A, Parma. 0521 49 90 63. Easy Rider, stampatelo in testa. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 4625 78 oppure 348 2491 140. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110,
Agattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Eccoci qua, siamo rientrati e come abbiamo detto prima alle 11.40, sono le 11.42, siamo in collegamento con la nostra Lili Gruber della Montagna Reggiana, ma non via Skype perché c'è qualche problemino, ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno Ornella! Ciao Nicole, ciao Monica e soprattutto ciao ai tuoi numerosissimi ascoltatori. Mamma mia, bella. Guarda, ti mettiamo anche in sovraimpressione con il tuo maglioncino rosa, mi bellissima. Fa piacere. Grazie, grazie. Intanto Ornella ti ringrazio perché quando ci sono un po' di problemi comunque sei sempre presente anche via, anche l'altra volta ci siamo collegati addirittura con un WhatsApp audio perché non c'era campo ma ti sei collegata alla rete. Insomma, grazie veramente per mantenere questa consuetudine delle notizie reggiane nel Nima Show Live. A te la parola, di che cosa ci parli allora, ci tengo moltissimo, la settimana scorsa ero a 1800 metri, stavolta invece volo un po' più basso perché mi hanno detto Ornella vola basso, allora volo moltissimo, sono più 600 metri ragazzi, quindi... Dove ti trovi questa mattina? Sono a Castelnuovo nei Monti, letteralmente praticamente in mezzo alla strada, ecco, mi stanno vedendo tutti che sto parlando da sola in mezzo alla strada. Però mettiti da un lato, non stare in mezzo proprio alla strada. Che mi investono. Allora, oggi ragazzi vi parlo di due cose, intanto di un'interpellanza che ha fatto Alessandro Davoli, con consigliere dell'Unione Montana, praticamente su due aggressioni che sono avvenute in un bar di Collania. Vi spiego brevemente l'antefatto, un personaggio insomma non delle nostre zone però che lavora qui da noi, è entrato in un bar a Collania aggredendo i gestori e anche le persone presenti, questo ben due volte, quindi Alessandro Davoli ha fatto in questa interpellanza perché secondo lui questa persona che è stata appunto accusata di violenza privata, reati percossi, minaccia aggravata e disturbo dell'occupazione, quindi insomma una persona anche abbastanza tranquilla da quello che si vede, secondo lui è il gestore del rifugio di Pratizzano. Allora Pratizzano è una località molto nota insomma da noi in montagna, c'è questo rifugio molto bello e secondo Davoli dice questa persona sarebbe là quello che è praticamente entrato in questo bar a fare tutta questa confusione. Allora lui dice siccome il rifugio Pratizzano è così conosciuto ci sarebbe ed è frequentato appunto da tantissime persone, avrebbe delle ricadute fortemente negative sulla promozione culturale. Tra l'altro guarda, io mi ricordo bene di quel rifugio, sono sempre andato con la famiglia delle domeniche a fare delle passeggiate e ho sempre mangiato lì, mi sono sempre trovato bene, ma una persona gentile. Infatti, mi sembra strana questa cosa. Allora, ma perché Pratizzano ha sempre avuto diverse gestioni in realtà, quindi non so se ci sei andato di recente, questa è una gestione nuova. Okay. E quindi Davoli dice, insomma, volevo capire un po' come mai, soprattutto perché la gestione del rifugio è di proprietà del comune di Ventasso sostanzialmente, quindi lui chiede in questa interpellanza di interagire insomma presso il comune di Ventasso perché capisca cosa fare con questo gestore, perché comunque non sta facendo il bene della montagna insomma sostanzialmente. E quindi diceva anche perché secondo lui appunto di essendo anche insomma non dalle nostre parti, se si riesce eventualmente a trovare una gestione un po' più locale. Ma perché noi in montagna ci divertiamo, hai capito? Non siamo mai domi, non siamo sempre gente... Beh, no, insomma, ovviamente con tutto quello che succede non vi annoiate assolutamente. Ma mai, proprio, noi ci teniamo a non annoiarci, come ci teniamo anche che la gente però ci venga a trovare, chiaramente in sicurezza, insomma, stia bene, come dicevi tu prima, Pratizzano è un luogo meraviglioso, riconoscerlo. No, poi tra l'altro lasciamelo dire, vuol dire in ogni parte del mondo c'è qualche persona che dà giù di testa ogni tanto, ma non dobbiamo discriminare assolutamente tutto il posto e tutte le altre persone che si comportano bene, ci mancherebbe. Sì, soprattutto che ci diamo così tanto da fare, insomma, per cercare appunto di accogliere al meglio le persone che vengono a trovarci. Certo. Poi invece parlo di un'altra cosa bella e positiva che è successa ieri, praticamente una cosa a livello culturale, ma non solo, parliamo di Il Cielo Sopra Ligonchio, messaggio ai posteri. Ieri è stato inaugurato praticamente lungo il sentiero del faro che si trova a Ligonchio, e questo sentiero porta a una delle big band, cioè come ti dicevo che noi abbiamo in Appennino, insieme a quella del Fosero, insieme a quella
di Baiso, mi sembra Toano, adesso non so come, non vorrei sì. confondermi, comunque la nostra costa qui è di Ligonchio, praticamente lungo questo sentiero del faro, una serie di artisti ha collocato le loro opere che poi rimarranno lì fino al loro deperimento naturale. E questa cosa cosa vuole essere? Vuole essere un messaggio positivo ai posteri, hai capito? Dicendo che il mondo non può essere solo con una cosa consumistica, non possiamo solo distruggere, ma dobbiamo imparare a riappropriarci dei nostri spazi. Certo. In un modo positivo e consapevole, insomma, perché dobbiamo lasciare qualcosa di bello alle generazioni che verranno e non distruggere tutto quello che abbiamo, insomma, sostanzialmente. È un monito, può essere un monito, un consiglio, insomma, quello che vuole. Insomma, un ragazzo giovane può trarne le sue conclusioni, naturalmente, però, insomma, e l'intento è questo, capito? Un intento positivo. Bene, i nostri luoghi possono essere preservati, curati e valorizzati, quindi non deve essere, non si sta dicendo che deve essere una bomboniera, hai capito? Un luogo deve essere vissuto, ma nel rispetto della natura, nel rispetto delle cose che noi abbiamo, insomma. Esatto. Sì. Ma io ho una curiosità, Ornella, che cosa hai fatto di bello questo weekend? Ovviamente, se si può dire, ci mancherebbe. Guarda, ho lavorato perché io lavoro in un ufficio. Ma insomma, lavori sempre tu. Che è anche un museo del zucchero. Ieri sono venute molte persone a trovarmi. Il museo, come sai, adesso i musei possono essere di nuovo visitabili e quindi sono ospitato anche diverse persone, naturalmente con le nuove regole d'accesso. Certo. Ah, bello, dai. E io vi invito a venirmi a trovare, che così ve lo faccio conoscere. Il museo del insomma, a Tervaressa. Puoi ripetere il nome del museo, perché così la nostra Monica... Il museo del sughero, praticamente l'abbiamo realizzato nel 2006, perché a Cervarezza c'è un'importante lavorazione del sughero, noi non abbiamo le piante, ma però c'è sempre stata questa importantissima lavorazione creata dagli abitanti, dai pastori, quando con la transumanza andavano in maremma e poi rientravano, certo. E hanno cominciato a lavorare la pianta del sughero e ne hanno fatto un'economia. Noi, per ricordare questa cosa così importante, così bella e così particolare, perché appunto noi non abbiamo le piante, hai capito? Sì, abbiamo sì, le querce, ma non le querce da sughero, e quindi molti quando entrano e arrivano mi chiedono: ma come mai? Ma voi avete il sughero qua? Avete il sughero? No, ma la lavorazione sì. E quindi abbiamo realizzato questo bellissimo museo, così anche un po' a memoria, anche come bene, si verremo di cultura, hai capito? Verremo a trovarti, intanto sentiamo il traffico lì in mezzo alla strada, però ti do un altro appuntamento, Ornella, anche se è privato per i clienti del campeggio. Noi il 14 d'agosto saremo al campeggio Le Fonti lì a Cervarezza, pertanto potrai venirmi a fare un saluto, dai. Sì, volentierissima, ma più che volentieri, guarda, ok, volentieri, perché sono molto brava. Ti aspettiamo allora. Ciao Ornella, grazie mille, noi andiamo avanti con la musica, arriva Incessantemente, tutta per voi. Incessantemente sei nella mia mente, prepotentemente dentro in ogni istante, insistentemente sei nell'aria l'universo che si espande, un fuoco che si accende. Incessantemente io ti porto dove tutto è quasi niente, incessantemente, sai parlare ma in un modo differente, quando il viaggio poi diventerà estenuante, di un volo mio radente tu mi prenderai, mi soccorrerai. Incessantemente, come l'acqua che scorrendo cambia il ponte, come una notte in autostrada a luci spente, ci troverà, vola su viali di foglie.
di due mani che stanno tremando e adesso ci sei tu. Ma sei dovunque sei, in ogni mia follia. Ma sei dovunque sei, in ogni fantasia. Ma sei dovunque sei, nel corpo e nella mente. Per sempre resterai, incessantemente. Vola su mare in tempesta, due mani su un timone, in un mare in burrasca. La terra tra la nebbia di un'isola. Ed incessantemente siamo qui, ci piace questa canzone. Presto ragazzi faremo un videoclip, faremo una bella registrazione, così vi proporremo anche il nostro videoclip virtual. Salutiamo ancora. Ci viene bene. Lascialo dici tu. Dovrebbero dirlo loro, però. Ci viene bene? Ce lo diciamo da soli, ma come siamo bravi, ma come siamo bravi. Ma no, perché insomma, io sono anche molto critica, sai. Cioè, beh, è giusto che sia così. Una cosa, ti insomma, dico, no, questa qua non... Voglio salutare, come dicevo prima, ancora una volta Ornella, perché veramente si dà da fare e non ci abbandona assolutamente. Un bacio, grazie. Vi ricorderemo che però sabato 25 e lunedì 27 il Nima Show non andrà in onda, pertanto vi lasciamo con tanta bella musica sulla radio, Radio Nova 94.3, mentre invece per quanto riguarda televisivamente parlando ci trovate su Vado a Liscio con l'amico Fulvio Bertolini. Siamo in trasferta appunto a Gatteo Mare, non saremo in onda su Nima Show, ma saremo sulla pagina Vado a Liscio. Voi seguiteci che così, e sui canali televisivi ovviamente che ci seguono. Ci terremo in contatto. Vado a Liscio. Andiamo con una... voglio vedere, visto che ho parlato, cara Cocò, di questo campeggio, no? Dove andremo il 14 molto di agosto. Molto carino, proprio una bella realtà, un gioiellino. Guardate un po' dove si trova a Cervarezza, guardate che angolo di paradiso è presente proprio a Cervarezza. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Avete capito, Cervarezza Terme in provincia di Reggio Emilia. Andiamo in musica ragazzi, e poi arriva l'altra pubblicità, Vivimi, una bella canzone cantata dalla cantante di Andrea Bonifazi. Sai quello dell'Oasi? Mi piace anche questa. Sì, una bella morettina. Si chiami Daniela. Ok, dai, ce l'ascoltiamo. Il sole si tuffa in un mare in tempesta, come la nostra storia sai. E non mi sembra vero, mi hai chiamata davvero ed io sono corsa qui, perché l'unica cosa che io voglio stasera è darti il fiore più bello di me. Baby
che non ho letto mai. Ora che è tutto vero, nello stesso sentiero che ho sognato, sai. Eravamo sdraiati a sporcarci di frasi che non ci siamo detti. In viaggio con Nima, in collaborazione con l'agenzia Viaggi Porto Franco, ti porta in Sicilia, a Marsala, presso il Delfino Beach Hotel 4 Stelle, dal 29 settembre al 6 ottobre 2020. 800 euro a persona, tutto compreso. Divertimento assicurato con le serate in musica di Nicola Marchese. Per info e prenotazioni, contatta Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza al numero 0522 90 20 54 oppure 0522 90 20 19. Mi, non avete ancora prenotato! Easy Rider, a Parma dal 1997, personalizza abbigliamento da lavoro, tempo libero e sportivo. Offre ai clienti articoli alla moda e senza tempo. Realizza la grafica per aziende e società sportive. Disponibilità, attenzione all'esigenza del cliente, cura nei dettagli sono gli elementi che da sempre li caratterizzano. Che tu sia in cerca di scarpe da lavoro o camicie, di t-shirt o di capi sportivi, Easy Rider ricami e stampe a quel che fa per te. Easy Rider, strada Beneceto 25A, Parma, 0521 49 90 63. Easy Rider, stampatelo in testa. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, prosegue il servizio di asporto e consegna a domicilio. Prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione. Ampio porticato estivo per gustare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta e il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 462578 oppure 348 2491 140. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Menzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Ci siamo fermati, ma solamente per prendere la rincorsa. Ora l'Italia riparte. Fallo anche tu. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live, contattaci al 393 1912 091. Ma che...
E voilà, siamo rientrati, ovviamente come ho detto in apertura non saremo in collegamento con l'amico Andrea Lo Russo da Roma, ha avuto un piccolo quicco qua. Peccato. Quicco qua. Vogliamo salutare un po' di gente che ci sta guardando? Sì, sì, ho guardato prima, Donatella Barigazzi, un bacio, e lei continua il suo soggiorno a Cavalese. Ma Donatella Barigazzi ha mandato, un messaggio che nel tuo taccuino non è arrivato, si vede. Ciao ragazzi, buon inizio settimana, continuo la mia vacanza a Cavalese, sì. Sempre bello. Mi è fresco. Arrivato, un bacio. Stavo appunto dicendo che è a Cavalese. Ma potevi leggere il messaggio. Sei un po' distratto. Ma potevi leggere il messaggio. Poi lo dicevo a mente, a braccio. Poi la nostra Patti, la nostra Patrizia Cavalese. Non ho capito che volevi interpretare il... No. Però ragazzi, mandate avanti le vostre richieste perché lei interpreta anche i sogni. Se avete bisogno, la nostra Cocò interpreterà i sogni. Ma... interpretatami questo sogno, Cocò. Ho sognato una spiaggia, dei tavolini e tanta bella musica e c'erano pure le drag queen. Puoi interpretare questo mio sogno? Mi ricorda che cosa? Calenzano. Allora ecco, nel sogno ho fatto già lo spot, guarda un po' che arriva. Brava, save the date in pugliese. Save the date. Ci siamo messi in contatto telefonico con il patrono, con Francesco Pirozzi del Poggio alla Selva, ma ahimè l'abbiamo beccato che era in autostrada, allora automaticamente non poteva garantire la comunicazione, anche perché doveva attraversare delle gallerie. Certo, no, allora ci siamo detti che faremo un collegamento mercoledì, nella puntata del mercoledì. Va bene, tanto la Cocò non c'è, via. Mercoledì cercheremo anche se la pazza gioia, di collegarci mercoledì si dà la pazza via gioia. Via Skype, sì. Direttamente dal giardino estivo del Poggio alla Selva, dove c'è questa spiaggia che io ho sognato. L'hai sognata. Hai capito? Poi c'erano queste due drag queen che rispondono al nome di Cristina Colbottom e Elena Sederova, le nostre amiche. Che ti cercavano con tutte Copacabana! Ma che bello, un bello spettacolo sarà, mi raccomando. Save the date e chiamate al telefono, avete capito? E che vuoi? Stavo dicendo. Infatti, avevo paura. Boom boom, andiamo con la nostra canzone, mi raccomando, vai. Boom. Vai. Regolare a 116 battiti è l'istinto primordiale che si accende fra di noi, chimica elementi puri, armoni enigmatico momento di una rapsodia, regola la frequenza non è la che scocca, c'è il mare che fanno la 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 la, un battello che batte sulle pette non stette.
suona forte come questo acciaio armonico. Muove già il motore non si dabile che non si stancherà. Gira e fa girare il mondo libero, un frammento alla moviola che sta vivo. Partirà dopo il canto dell'aurora e brucerà nel sole. Un pensiero che pecca, lasci che la destocca. C'è le mare che fanno la 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 amore. Un martello che batte, se ne aspetta non smette. Una bomba che scoppia la 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 mare. Dea che domini la fantasia, fa che sia mia, nel cuore fai bum bum. Dalle un'effimera malinconia che fa la la. Lai la lai la lai la. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca. C'è il mare che fanno lai la lai la la l'amore. Un martello che batte, sul mio petto non smetto. Una bomba che scoppia lai la lai la 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 mare. Un pensiero che pecca, la scintilla che scocca. C'è il mare che fanno lai la lai la la l'amore. Un martello che batte, sul mio petto non smetto. Una bomba che scoppia, la 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 amore, la 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 mare, la 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 amore. Signori, le belle voci di Nicola e Monica. Oh, lascio andare fino in fondo così sentiamo la voce del nostro Marco. Salutiamo che non so in quale parte del mondo si trovi. È in vacanza. È in vacanza, è in vacanza. Ciao, ciao, ciao. Andiamo avanti con un altro appuntamento particolare, caro Cocò, che ci vedrà protagonisti all'interno di un fantastico, di una fantastica location con piscina e spogliatoio. Vabbè, spogliatoio non serve, nel senso che il River di Pontetaro si trasformerà a discoteca la sera di sera. No? Io c'ero venuta già l'anno scorso. Beh, sì, e sono preso stata battezzata. Una botta d'acqua avevamo preso. Non indifferente, ma questo appuntamento è molto, ma molto particolare, anche perché sarà l'unico appuntamento di musica da ballo, ballo liscio, balli di gruppo, della stagione 2020. Questa stagione 2020 è da cancellare praticamente. Dai, teniamo quello che è di buono. Esatto, ma avete sentito che in Catalogna, in Barcellona ritornano alla fase 1, al lockdown, ragazzi. Da ieri sono ritornati al lockdown, ragazzi. Quindi stiamo molto attenti, non cantiamo vittoria, cerchiamo di essere sempre molto accorti, perché a volte ti viene un po', no, da dimenticare un po' le regole, anch'io sono la prima. Ma siamo, nel senso che anche perché ci mancano talmente tanto gli abbracci, lo stare insieme, che non ci pensi, però teniamo alta la guardia. Bisogna stare attenti perché c'è ancora. E per un po' da quest'oggi non mangiate Catalogna. Perché sono tutti bloccati, non ci sarà l'importazione della Catalogna. Ma smettila! Dai, sì, dobbiamo sdrammatizzare un pochettino, perché se pensiamo davvero a settembre-ottobre di ritornare a marzo... No, io non ci voglio pensare, non ci pensiamo. Anche perché poi tutta la nostra economia, mamma mia, esatto. È impensabile una cosa è impensabile. Genere. Cerchiamo di fare a questa bella data... Save the date, pure questa, date, che salvate pure il primo di agosto, qua in testolina, siamo già in tanti perché il nostro fans club vuole partecipare numerosissimo, ma vi leggo la slide, eccola qua in sovraimpressione. Sabato 1 agosto, River Disco Estate di Pontetaro Parma in collaborazione con il Redas, il piccolo Redas di Montecchio, Emilia, Reggio Emilia.
presenta Omar Codazzi e l'orchestra Nicola Marchese. Ingresso 10 euro senza prenotazione. Informazioni al 339 43 80 515 e vi ricordo che durante la nostra serata nel palco principale ci sarà anche la pista discoteca aperta con la musica del piccolo Redas di Montecchio, Andrea Carpi DJ e Randagio DJ. Sarà una serata bello. Due realtà per accontentare proprio tutti. Indimenticabile. I gusti. Indimenticabile, ma ce lo ricorda anche l'amico Omar Codazzi con il suo ciuffettone. Eccolo qua che arriva. Ciao amici, sono qui per ricordarvi un appuntamento da non perdere. Allora, il primo di agosto avrò il piacere di essere al River, il River di Ponte Taro, Parma. Quindi segnatelo, primo di agosto al fantastico River, proprio all'aperto. Parma, Ponte Taro, primo di agosto, naturalmente in collaborazione con le splendide sorelle del Redas, quindi mando un grande bacione anche a loro e naturalmente accompagnati dall'orchestra di Nicola Marchese, quindi saremo in compagnia, quindi io farò le mie belle canzoni, potrete ascoltarle, potrete ballarle naturalmente tra conviventi, congiunti, quindi mi raccomando, non c'è bisogno di prenotare, primo di agosto, River di Ponte Taro, Parma. In collaborazione con Nicola Marchese, dove vi aiuterà con la sua orchestra, io verrò e canterò le mie canzoni, voi le potrete ballare, ascoltare, insomma fate quello che volete, e naturalmente in collaborazione con il Redas. Grazie ragazzi, vi aspetto il primo di agosto, Ponte Taro, Parma. Ciao. Parma, ciao, ciao grande Omar, ti aspetto grazie. Qui in trasmissione. Sei comoda? Sì, è a posto, va bene. Mi stavo gustando. No, ma stai pure così, sì, però mettiti un attimo di traverso perché non si sa mai che si veda anche pure l'anima. Andiamo con un messaggio che è stato scritto dall'amica Roberta Bertinelli. Buon inizio settimana carissimi Nicola e Monica dalla provincia di Lecco, un abbraccio grande. Oh, ma sei sempre in giro Roberta, eh? Cioè una volta, sì no, era al lago. È vero, un bacio. Ma che bello vedere che tutti i nostri amici vanno in giro, perché è giusto, no? Vanno in vacanza. È stato un momento, dai, mi gustavo Omar, dai, smettila. Però ci hanno sempre nel cuore. In mente, cuore. Nima on my mind, è Nima vero, forever. Ci hanno sempre in mente, questo è bellissimo. Questo grazie, è bellissimo, grazie. Ma se fosse reale che tutti stessero a casa, sarebbe meglio. Che invidioso, ma sì, perché lui è sempre qua. Adesso, dai che andiamo a Gatteo, dai, è vero. Piove. No. Dai, cambieranno. No, cambieranno in previsione. Adesso chiamo la mia amica Stefano. A noi non ci ferma aspetta, nessuno. Aspetta, chiamo la mia amica Stefano Andriola del meteo.it, vediamo che il sole lo faremo noi. Stefania cara, fammi venire il sole a Gatteo Mare. Se fosse reale, sì, il sole arriverà. Sì, certo. Se tutto questo fosse realtà per tutta la vita, come dice questa canzone, se fosse reale, e questa ve la dedico, ballatela, cantatela insieme a me. Vai, cigo! E c'è una dedica Omar. Auguri di buon compleanno a Linda, che gli dedicherò la canzone Se fosse reale. Richiestissime! Ci vorrebbe una donna che mi sappia amare per quello che sono, tra il bene e il male. Ci vorrebbe una donna quando scende la sera per giocare nell'acqua, a graffiarsi la schiena. Ci vorrebbe una donna. Ma se fosse reale, nei miei troppi difetti, per potermi salvare, ci vorrebbe il suo nome, scritto sulla mia porta, per sapere che esiste, dentro al cuore che ascolta. Ma se fosse reale, ci vorrebbe una donna, quando scende la sera, al bene e al male, dentro al cuore che ascolta, per potermi salvare. Quando scende la sera, al bene e al male, ci vorrebbe una mamma a far crescere un bimbo, puoi guardarla negli occhi mentre stringe suo figlio. Ci vorrebbe una donna, ma se fosse reale, senza troppe parole,
per giocare all'amore. Ci vorrebbe una donna che mi possa salvare quando resto da solo e sto per naufragare tra correnti impetuose di mari in tempesta, tra migliaia di ostacoli di una finta foresta. Ci vorrebbe una donna. Quando scende la sera, tra il bene e il male, ci vorrebbe. E io ce l'ho! Ce l'ho! Quando scende la sera, tra il bene e il male, ci vorrebbe una donna che mi possa salvare quando resto da solo e sto per naufragare tra correnti impetuose di mari in tempesta, tra migliaia di ostacoli di una finta foresta. Ci vorrebbe una donna. Quando scende la sera, dal bene e il male, ma se fosse reale, ma se fosse reale. Le ultime canzoni di Omar per tutti voi. Grande Omar, allora ricordatevi la data, River Disco Estate Pontetaro Parma, 1 agosto, Omar Codazzi e Nicola Marchese. Insieme ci sarà anche per lei, iniziare, ci sarà anche lei, non vi preoccupate. Cioè, ci sarà per anche iniziare lei. Il mese in una maniera splendida. Alla grande, tra l'altro ho notato adesso che si è collegato l'amico Aldo Musci di Parma. Ciao Aldo, Aldo, carissimo, ti aspetto appena ti sarà possibile venire in trasmissione, anche perché Aldo avrà un appuntamento molto particolare il 7 di agosto. Davvero? Cara Monica, sì, e sarà alla Corte Glam di Sorbolo, sempre in provincia di Parma, perché farà una serata che ripercorrerà tutta la sua carriera. Dai, da DJ del Jumbo Story di Parma a Parma, era Collecchio il Jumbo Story, sai che non mi ricordo, fammelo sapere Aldo. Penso Parma. Jumbo? Sì? No, era fuori Parma. Era fuori Prendevo Parma. La corriera per allora Parma. Era quello di Collecchio, perfetto. Dal Jumbo Story a Striscia la Notizia. Ci sarà da divertirsi, eh? Prendevi la corriera, tu andavi a ballare al Jumbo Story. Sì, al pomeriggio. Beh, Aldo, non ti ricordi della Monica? Al pomeriggio. La domenica pomeriggio. Eh sì, come tutti quelli della mia generazione. Esatto. Si andava lì, si prendeva il pullman. Nella mia generazione andavo all'astrolabio. Andavo all'astrolabio. Andavo anche all'astrolabio, perché dietro casa mia io ero spesso all'astrolabio. Che peccato, tutti i locali abbandonati. Però c'era una differenza di età che tu... Sì, sì. Quando tu andavi a ballare io ero nella culla. Per che... facce. Col mio biberon. Anche se non si direbbe, perché guarda, cioè, eh? Esatto, sembri mia. Sembri, sono più giovane io di te. Sembri più giovane di tu, cioè, hai ragione. Vedi, il tempo trasforma. Sì, però vorrei vedere senza trucco. Ma andiamo avanti! non è vero, scherzo. Va, questa qua me la devo. Va dai, lo so che mi piace scherzare. Tu sei acqua e sapone, come cantava Daniele Tarantino, ma qui. Ti posso dedicare questa canzone? Dai, qual è? La migliore, The Best, cantata proprio da te. Eccola qua. Allora te la dedico io a te. Ah, sì, ma grazie, cara. Mi hai dato del vecchio, vedi tu. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me light of promises and a world of dreams.
a language of love like you know what it means. Oh, I can be wrong. Take my heart and make it stronger, babe. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better. Yes, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tears apart. Baby, I would rather be dead. In your eyes, I see the stars of every night and every day. I get lost, I get washed away. Just as long as I'm in your arms, I could be is no better place. You're so pretty best. You're better than all the rest. You're better. Yes, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tears apart. Baby, I would rather be dead. It's time to leave me, I'll start losing control. Wow, The Best, siamo comunque in chiusura, allora alla canzone The Best non potevamo non metterci in contatto telefonico con l'amico Aldo Musci. Aldo, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Monica, ciao Nicola. Ciao, come stai caro Aldo? Io sto bene, l'importante spero che tu stia bene. Ma soprattutto la Monica che deve stare bene. Bene, Monica? Ma grazie a Dio, ringraziando il cielo, sì, dai. Bene, bene. Ascolta, Aldo, ho parlato di questo appuntamento particolare che ti vedrà protagonista venerdì 7 agosto in quella della Corte Glam a Sorbolo. Vuoi parlarne un attimino tu? Come mai è nata questa cosa? Sì, prima di tutto siete invitati tutti e due, anche se so che lavorerete. Grazie comunque del pensiero. Non è a Sorbolo, ma è a Chiozzola. Ah, ok. Ed è un posto bellissimo dove c'è sempre fresco, con tutto rispetto per tutti gli altri posti all'aperto. Ok. È nata da una voglia di dire: dai, fai il disco una sera ancora, come facevi a Jumbo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, e ricordiamo che il Jumbo era a Sanguinare, non a Collecchio, quello era il Tarotaro. Sì. E allora abbiamo pensato di fare questo viaggio nella musica dal Jumbo a Striscia la Notizia. Esatto. Tra l'altro ci saranno anche degli ospiti, super ospiti a sorpresa. Che bello. Che mi dedicheranno 5-10 minuti. Mi fa Ma la cosa più importante è ritrovarsi dopo questo periodo
schifoso, esatto, e cercare di passare una sera ancor di più, che ne abbiamo tutti bisogno, di allegria, di musica, di leggerezza. Sì, esatto, tu, esatto. Se sei dimagrito sei diventato molto leggero, vero? Non mica tanto, il lockdown mi ha fatto male, comunque ci rimetteremo in sesto. Aldo, ti devo salutare perché ormai siamo in chiusura, grazie, io ti aspetto, adesso poi ci sentiremo, troveremo una data giusta per poterci incontrare. Io ti ringrazio tanto, vi aspetto 7 agosto, grazie. Ok, perfetto, ciao, ciao Aldo, grazie a te. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Che bello, che bello. Dai, adesso guardiamo se in base agli appuntamenti, se siamo liberi, vediamo un attimo di andarlo a trovare. Anche perché, da quello che ho capito, sarà una specie di tributo. Esatto, esatto. Andiamo con la canzone, con questa ci salutiamo, alle 12.30 lasciamo la linea al meteoreggio, ma vi diamo l'appuntamento sul 78 subito, perché saremo in collegamento anche con Fulvio prima della nostra ora, perché dovremo pubblicizzare ancora di più il nostro weekend a Gatteo, che comunque ha riscosso tanto imminente, successo, sì. Avremo tanti fans a seguito e questo mi fa molto piacere. Bene. Ciao! Amo la vita! E beh, per una serata così alla grande con Aldo Musci bisogna amare la vita. Certo, ci si divertirà senz'altro. Ma sempre, per tutto. Ciao! Ciao! Stasera con me, dai balliamo e la tristezza non c'è, son felice con voi e gioisco perché è una musica dentro di noi. Senti il cuore, batte forte di più e la mia voce vola sempre più su, voglio restare qui. Non andare più via, perché questa è la vita mia. Amo la vita e la vita ama me, vivo ogni cosa perché è un dono la vita e ringrazio che c'è, cantartela insieme a me. Serenità e la pista si riempie di già, questo tempo è per noi, il contatto ora c'è, canto sempre più forte perché scivola via, solo spazio alla
in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica.